Allora, vi chiedo scusa per l'interruzione, ma purtroppo è andata via la condivisione del video. E quindi riprendiamo dalla costruzione di questa curva sezione. Allora, abbiamo visto come abbiamo rigenerato, quindi ricostruito la curva con un numero minore di punti di controllo e facendo attenzione al fatto che il primo punto di controllo, diciamo, della curva deve venirsi a trovare lungo la tangente alla curva. In questo modo, quest'arco di curva è in continuità di tangenza con questa retta orizzontale qui. Ora, è evidente come questa operazione descritta per la linea di sezione numero 1, diciamo per la sezione trasversale numero 1, deve essere reiterata anche per le altre sezioni. E è altrettanto chiaro come diciamo, più si lavora, quindi più si raffina l'andamento della curva e più, diciamo, il risultato sarà qualitativamente superiore per la genesi delle superfici che andremo a fare fra poco. Poiché per costruire delle curve guida fatte bene, quindi diciamo di buona qualità, ci vuole tempo, proseguiamo la costruzione con delle curve che ho preparato io per voi. Per cui, allora, queste sono le curve, diciamo, che ho ricostruito esattamente con il procedimento che vi ho mostrato poco fa. Quindi, questo perché vi dicevo prima, semplicemente per ragioni di economia di tempo. Adesso riapriamo, se volete, il grafico di curvatura di questa curva. Vedete che adesso si tratta di un buon grafico, non ha più quel problema sgradevole che aveva prima quando la curva era sghemba, e il grafico è piuttosto regolare. Per ottenere risultati, diciamo, di un buon livello, bisogna perderci un po' di tempo, quindi per ragioni di economia di tempo ripartiamo da questa configurazione in cui, diciamo, i profili guida per la costruzione delle nostre superfici li ho costruiti io per voi. E tra l'altro questa configurazione è quella che troverete caricata sul sito, diciamo, materiale di supporto relativo all'esercitazione. Procediamo quindi con la costruzione delle superfici. Prima di entrare nel merito della costruzione delle superfici, dobbiamo fare alcune precisazioni. In primo luogo, tutte le superfici sono descritte attraverso il movimento di un punto nello spazio, per cui è sufficiente una funzione che ha tre variabili, x, y e z, per descrivere tutti i punti della superficie. La rappresentazione NURBS, cioè la rappresentazione matematica di una superficie, è invece una rappresentazione di tipo parametrico, cioè risponde a un'equazione parametrica. Che vuol dire questo? Vuol dire che le coordinate dei punti della superficie sono stabilite al variare dei parametri u e v. Se vediamo la faccenda dal punto di vista della geometria, invece, possiamo capire che una superficie NURBS, possiamo intendere una superficie NURBS generata dal movimento non rigido di una linea su un'altra linea. Cosa intendo per un movimento non rigido? Beh, un movimento in cui una linea scorre su un'altra linea e nello scorrere cambia la sua conformazione, cioè si deforma. Si intuisce allora che superfici formate in questo modo hanno quattro bordi, rappresentati da quattro isoparametriche opposte. Quindi, che cosa vuol dire questo? Guardiamo il caso in esame. Nel caso in esame, nel modello che dobbiamo costruire, i bordi sono visibilmente tre e non quattro, e li vedete qua, no? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 bordi. Come possiamo costruire allora una superficie di buona qualità? Che cosa succede, cioè, scusate, prima di tutto, quando io ho tre bordi piuttosto che quattro? Allora, i software ci mettono in condizione di costruire superfici che hanno tre bordi. Che cosa succede però in questo vertice qui? In questo vertice lo spigolo, diciamo, degenera in un punto. Questa degenerazione non è una buona cosa per la costruzione dei modelli, perché in quel punto si possono avere degli errori nella costruzione di superfici. Basti pensare, per esempio, alle esigenze di continuità di tangenza e di curvatura. In quel punto, il software, avendo fatto collassare un bordo in un punto, fa fatica a capire qual è la direzione delle tangenti nel punto, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, fa fatica a stabilire le caratteristiche della superficie in quel punto. Quindi, di base, si cerca di evitare questo. Voglio però mostrarvi
diversi modi, diciamo che per costruire questa superficie abbiamo diverse possibilità e diverse strade che possiamo seguire. Ve ne voglio mostrare tre in particolare. Quindi copiamo per tre volte le nostre linee guida. Scusate. E tre. E cominciamo a vedere il primo caso. Il primo tipo di costruzione che vi voglio mostrare è quella che costringe la superficie a far collassare il bordo in un punto. Utilizziamo a questo scopo uno strumento che si chiama superficie da rete di curve o network, che è lo stesso. Cosa ci chiede il software? Ci chiede di selezionare le curve della rete. Quindi noi costruiamo una superficie a partire da una serie di curve, quindi abbiamo un perimetro chiuso, all'interno di questo perimetro troviamo una serie di curve che però non devono avere un vertice in comune fra di loro. Selezioniamo perciò prima il perimetro e poi le curve interne alla superficie. E questo è il risultato. Ripetiamo il comando momento perché voglio commentare con voi la finestra di dialogo che il software ci presenta. Allora, A B, vedete, non c'è perché è proprio il bordo collassato. C e D sono, diciamo, gli spigoli di bordo di questa superficie. La prima cosa che ci chiede la macchina è la tolleranza. Allora, la tolleranza indica di quanto in termini di unità di misura la superficie costruita si discosta dalle curve di bordo e dalle curve interne. Il parametro è indipendente le une dalle altre. In questo caso il parametro è settato al limite della tolleranza, quindi diciamo che meno di questo non è nemmeno apprezzabile. Nella seconda, l'anteprima evidentemente vi mostra l'anteprima, nella seconda parte della finestra invece trovate adattato posizione, tangenza e curvatura relativa a ognuno dei bordi coinvolti. Che significa questo? In questo caso poco, perché i bordi non sono in continuità con nessun'altra superficie. Qualora invece i bordi fossero stati in continuità con altre superfici, avremmo potuto imporre una tangenza, una curvatura o semplicemente una posizione, come in questo caso qui. E questo è il risultato. Seconda strada. La seconda via che possiamo seguire è la costruzione di questa superficie dello scafo attraverso una patch. L'input che diamo è sempre lo stesso. La qualità della patch è un po' complessa da settare perché il software ci chiede la spaziatura fra i punti, sono i punti che lui, diciamo, costruisce, campiona per la costruzione della superficie. La suddivisione U e V sono le suddivisioni del parametro in cui verranno ripartite le isoparametriche della superficie. La rigidità ci dice quanto la superficie si può muovere rispetto ai vincoli che abbiamo assegnato. Anteprima, e qui vedete il risultato. Confrontiamo in una prima fase, queste due superfici. Che cos'è che salta all'occhio? Beh, vedete, in questo primo esempio la superficie, un bordo collassa in questo vertice, vedete dove convergono tutte le isoparametriche. Nel caso di una patch invece questo non succede. Ora noi vediamo una superficie già tagliata, poiché nel comando di gestione della patch era settata, diciamo, l'opzione di taglio automatico. Ma in realtà questa è una superficie più grande che viene poi tagliata secondo il bordo assegnato. Un ultimo modo che voglio mostrarvi per la costruzione di questa superficie consiste nel immaginare di costruire una superficie più ampia di quella che ci interessa. Come possiamo fare? Beh, possiamo prolungare i bordi, i profili coinvolti nella costruzione della superficie e quindi costruiamo la tangente alla linea magenta in questo punto, di 120 dovrebbe andare bene, e lo stesso facciamo con la tangente invece allo spigolo inferiore in questo punto. Oh, come potete vedere, no? Questi bordi appartengono a una superficie più ampia di quella che abbiamo intenzione di costruire. Quindi separiamo questo spigolo lungo questa e giuntiamo i profili che ci interessano. A questo punto possiamo utilizzare di nuovo una superficie network, cioè da rete di curve, e
inserire l'input come nel primo caso. Attenzione però, dobbiamo imporre alla curva, alla superficie, il passaggio per questo spigolo. Stesse caratteristiche che abbiamo impostato e questo è il risultato. Possiamo allora tagliare a questo spigolo questa superficie. Bene, anche in questo caso, come nel caso della patch, vedete, non c'è nessun collasso di un bordo in un punto, il bordo è semplicemente tagliato e vedete come l'andamento della superficie e delle isoparametriche è regolare. Ora, va detto questo, da un punto di vista strettamente progettuale, probabilmente procederemo utilizzando l'ultimo metodo che vi ho mostrato, proprio perché abbiamo una maggiore libertà proprio nella costruzione della forma. Perché che cos'è che invece perdiamo con questo tipo di costruzione? Beh, perdiamo l'appartenenza a queste tre sezioni, perché non gliel'abbiamo potuta imporre in questo caso. Lavorando invece in termini di rilievo, dove abbiamo bisogno di un'aderenza piuttosto fedele al modello numerico da cui siamo partiti, forse queste due vie sono più efficaci e più soddisfacenti. Tutto sommato, forse possiamo anche accontentarci di un network in cui collassa un bordo, soprattutto perché in questo vertice non abbiamo nessun tipo di problema di continuità, diciamo, da imporre. Ecco. Però considerate questo, quando si tratta di un'operazione di reverse modeling, che è più o meno quello che noi stiamo facendo, di solito è opportuno. Il comando, diciamo, lo strumento network è molto efficace. Quando invece vi trovate ad operare in fase progettuale, allora le scelte possono essere diverse. Noi qui stiamo facendo un ragionamento un po' ibrido che spazia, diciamo, da un approccio all'altro, perché è un'esercitazione esemplificativa che vuole porsi diversi livelli di problema nel risolvere questioni di modellazione. Ecco. Scegliamo a questo punto una qualsiasi delle costruzioni che abbiamo appena eseguito, per esempio questa, e spegniamo un momento il resto. Tanto disponiamo sul livello superfici la superficie che abbiamo appena costruito e spegniamo invece il resto. Delle entità che sono all'interno della scena. Guardate, per valutare l'andamento di questa superficie che abbiamo appena costruito, questo vi consiglio di farlo anche confrontandolo con le altre due superfici che abbiamo costruito con i due metodi che vi ho descritto poco fa, è estremamente efficace un'analisi di curvatura in cui chiedete alla macchina il raggio minimo. Il raggio minimo è il raggio minimo di curvatura, che vuol dire che indica i punti della superficie in cui la curvatura è maggiore e sono, vedete? Quindi in blu vedete il raggio minimo, i valori più piccoli del raggio di curvatura, in rosso invece i valori maggiori. Infatti vedete che la curvatura è molto modesta nelle parti rosse, quanto invece più accentuata nelle parti blu più scure. Bene, costruita la prima metà dello scafo, per simmetria, ne costruiamo la sua copia speculare rispetto a questa retta nera che è l'asse della barca. Guardate, la copia speculare deve rispettare una piccola fascia che vi voglio mostrare da questa, ecco, da questa fotografia, forse si vede piuttosto bene. Vedete, qui c'è una fascia, no? Che separa le due metà dell'imbarcazione, che io ho stimato pari a 6 centimetri, ma insomma, diciamo anche che è arbitrario in questa fase, non cambia nulla dal punto di vista metodologico. Quindi costruiamo l'asse di simmetria e rispetto a questo costruiamo una copia speculare diciamo, della prima metà dello scafo. Ecco fatto. Costruiamo adesso questa fascia di raccordo. Come facciamo a costruirla? Beh, costruiamo una sweep su doppio binario e quindi sweep su due binari fra i comandi di costruzione delle superfici. Selezionate sempre i bordi delle superfici perché, come vi dicevo, siete sicuri di un risultato più accurato e date l'invio. E questo è il risultato. Accendiamo questo perché non è stato adoperato. Questo è il risultato. Bene, il passaggio successivo interessa invece
la costruzione dello specchio di poppa. Allora, abbiamo detto, e questo si vede anche piuttosto bene dalle immagini, che si tratta di... Costruiamo allora il profilo, diciamo, di poppa della barca. Per fare questo, estraiamo in primo luogo i bordi delle superfici in poppa. Estendiamo a questo spigolo. Questo spigolo qui e giuntiamo il profilo, diciamo la curva di profilo in poppa. Ecco fatto. E tre. Sono tre parti perché vi ricordo c'è la parte centrale della fascia e le due parti delle fiancate laterali. D'accordo? Abbiamo detto però che l'andamento della poppa è leggermente ricurvo, quindi che cosa ci conviene fare? Beh, ci conviene estendere di una piccola quantità, diciamo, l'asse di simmetria della poppa e costruire un arco per tre punti che passi per questi due estremi e per questo punto qui. La superficie abbiamo detto essere piana, perciò possiamo costruire la superficie dello specchio di poppa. La prima cosa che notiamo è che questa, diciamo, il raccordo fra la superficie piana dello specchio di poppa e le superfici laterali della barca non è certo uno spigolo vivo, ma è uno spigolo arrotondato. Come possiamo fare allora per costruire questo tipo di raccordo? Allora, dobbiamo in primo luogo tagliare una porzione delle superfici laterali della barca e una porzione della poppa e poi chiedere alla macchina di costruire un raccordo capace di dare continuità di curvatura a queste due superfici, anzi a queste quattro superfici, poiché questa si compone di tre parti. Procediamo come segue. Innanzitutto dobbiamo costruire un pipe che utilizzeremo per tagliare le superfici della barca e la superficie dello specchio di poppa. Affinché questo pipe intersechi e oltrepassi, diciamo, le superfici coinvolte nell'operazione di taglio, ci conviene stendere questo spigolo, lo spigolo di giunzione fra, le superfici coinvolte nell'operazione. Perciò estendi questo. Ops, chiedo scusa, estendi di una certa lunghezza, ecco, questo spigolo di 20 centimetri, sono più che sufficienti, e lo stesso fate dall'altra parte, perciò estendi di nuovo con linea, questo è lo spigolo di 20 centimetri. Chiedete alla macchina allora di costruire un pipe. Guardate, il diametro del raggio del pipe può andare bene 6 centimetri. Ecco, e questo è un volume che utilizzeremo per tagliare le superfici, diciamo, che appartengono allo spigolo di poppa. Ora, per eseguire questa operazione di taglio, ci conviene attribuire una trasparenza, no, al materiale del pipe. Ecco, questo può andare bene. E tagliamo a questo la superficie dello specchio di poppa e le superfici laterali, che sono tre, ricordate, perché sono... c'è anche la superficie centrale di raccordo della barca. Il pipe lo possiamo cancellare perché non abbiamo più bisogno. Questo è il risultato. Dobbiamo allora dire alla macchina di costruire questo raccordo. Lo strumento che utilizzeremo si chiama Blend e ci permette di regolare il tipo di continuità che vogliamo avere fra queste due superfici. Prima di adoperare il blend è opportuno costruire le tangenti alle curve di bordo delle superfici coinvolte e perciò questa e questa e ancora dall'altro lato questa e Fra i comandi di editing, cioè di modifica delle superfici, trovate il raccordo Blend Superfici. Il software vi chiede il primo segmento per il bordo, evidentemente è questo. Guardate, questo bordo viene selezionato per intero, malgrado invece si componga di tre bordi di tre superfici distinte. Perché succede questo? Perché è attivata la spunta su concatenamento automatico, quindi quando adoperate questo strumento avete l'esigenza di coinvolgere gli diciamo spigoli contigui, dovete attivare il concatenamento automatico.
Qui è già impostato e quindi l'operazione viene eseguita in modo corretto. Selezionare il segmento successivo, ed è questo dello specchio piano della poppa, e digitare invio. Il computer ci fa vedere a questo punto due curve, una da questa parte e una dall'altra parte. Queste curve definiscono l'andamento della superficie. Qual è la prima condizione che dobbiamo imporre? Allora, la superficie di raccordo può essere con le due superfici assegnate in continuità posizionale, 1 e 2 riguardano naturalmente le due superfici coinvolte, vedete? E cambia anche infatti la conformazione del profilo. Può essere in continuità di tangenza, può essere in continuità di curvatura, può essere anche in continuità G3, coinvolge la torsione, se volete anche G4, a noi basta e avanza la continuità di curvatura. Chiamiamo l'anteprima. Vedete, il raccordo non è buono. Non è buono perché la superficie viene fuori. Vedete come è fatto male qua, no? La continuità c'è, però il raccordo non è di buona qualità. Come facciamo per migliorarlo? Beh, abbiamo costruito le tangenti prima e non l'abbiamo fatto per caso. Dobbiamo vincolare le maniglie ad appartenere alle tangenti e agli spigoli. Quindi tenete pigiato l'alt della tastiera e selezionate le maniglie per spostarle e andatele a mettere sopra le tangenti che abbiamo appena costruito. Guardate come cambia già il risultato e lo stesso fate dall'altra parte. Quando eseguite questa operazione, fate attenzione a non modificare questi valori. Che cosa cambiano questi? Ve lo voglio mostrare. Cambiano l'ampiezza delle maniglie, vedete? Allora, una modifica, poiché è simmetrico il blend, il raccordo, una modifica fatta da una parte deve essere fatta anche dall'altra parte, altrimenti il bordo non viene simmetrico. Voglio mostrarvi un'altra opzione che nel nostro caso è piuttosto comoda, che è quella di aggiungere curve di forma. Possiamo aggiungere delle curve, vedete, che guidano l'andamento della superficie. Vedete, l'effetto è senz'altro migliorato. A questo punto diamo l'ok. Il nostro raccordo è costruito. Si è attivato un salvataggio automatico, abbiate pazienza. Ecco, eliminiamo un po' di linee di costruzione che ci danno fastidio e rendono poco leggibile il disegno, nascondiamo, ecco fatto il modello, ecco qua. Questo è il risultato. Come facciamo a verificare la qualità di questo raccordo? Abbiamo visto l'altra volta che fra gli strumenti diagnostici più efficaci per verificare la qualità delle superfici c'è l'opzione delle zebra oppure la mappa ambientale. Bene, chiamiamo in causa le zebra, chiediamo alla macchina di attivarne il grafico. Possiamo ridurre lo spessore delle zebra, sottile, per esempio in questo caso forse è troppo eccessivamente sottile, magari ecco, sottile dovrebbe essere sufficiente. Oh, vedete come è fluido il passaggio, considerate che qui c'è un cambiamento di curvatura molto brusco, no? Perché si passa da una curvatura molto modesta a invece un valore di curvatura molto significativo, però vedete com'è continuo il grafico delle zebra, il che ci conferma che in quel tratto, appunto, è stata imposta una continuità di curvatura. Possiamo fare lo stesso tipo di analisi avvalendoci delle mappe ambientali. Ecco, potete sempre aggiungere oggetti, naturalmente. Ecco. Vedete anche nel riflesso la qualità del risultato. Bene. Non rimane che costruire la parte. La chiamo in modo improprio, perdonatemi, ma non sono un'esperta di progettazione nautica, per cui probabilmente utilizzo una terminologia non proprio adeguata, insomma, per descrivere le parti di un'imbarcazione. Dobbiamo costruire però la parte più bassa dello scafo, cioè la parte che chiamiamo della pinna. Quindi, costruiamo un nuovo layer, lo chiamiamo pinna blu e lo rendiamo corrente. Fatto. Bene. Guardiamo un momento insieme com'è fatta questa parte della barca. Ecco. Vedete?
fra la superficie della pinna e la superficie dello scafo c'è sicuramente una continuità di curvatura. Vedete che è qui. Ora noi semplificheremo questa parte e non modelleremo l'elica, però vedete che qui sicuramente c'è una continuità di curvatura. Quindi quello che dobbiamo andare a definire è questo profilo qui di raccordo. Vediamo come possiamo fare. Allora, in primo luogo stimiamo un... Allora, intanto il profilo, diciamo, della pinna l'ho ricavato io sempre per sovrapposizione con il modello numerico da cui siamo partiti. E stabiliamo di quanto quel raccordo va a mangiare la parte inferiore dello scafo. Io direi che 20 centimetri possono andare bene, insomma, anche questo è, si può procedere in modo naturalmente più rigoroso. Per ora per noi è più che sufficiente procedere in questo modo. E andiamo a calcolare, andiamo a vedere, scusate, dove questo oggetto finisce. Costruiamo quindi questo spigolo qui. Ecco. Specchiamo allora, costruiamo una copia speculare di questo oggetto secondo il nostro asse di simmetria e estendiamo a questo, questa parte qui. Chiudiamo il profilo da questo punto a questo. Cercate di catturare quando siete in queste situazioni ambigue l'endpoint, ecco, altrimenti rischiate di fare pasticci. E giuntiamo questo profilo appena costruito. Ecco fatto. E attribuiamo una trasparenza allo scafo, così che si possa lavorare con più comodità nella costruzione e vedere quel che rimane dietro. Ecco fatto. Mettiamoci in una vista dall'alto, in pianta, e tagliamo lo scafo secondo questo profilo. Verificate che siano attive le intersezioni apparenti, perché non abbiamo appunto intersecato. Non abbiamo proiettato questa curva sulla superficie. Bene. Dobbiamo adesso costruire il nostro raccordo. Qual è la condizione che vogliamo? Beh, che l'estremo superiore del raccordo vada in continuità, perlomeno in continuità di tangenza con la sezione parallela a tutte le sezioni che abbiamo fatto che passa per questo punto. Costruiamo quindi la tangente in questo punto qua. Disponiamo il piano di costruzione per questi tre punti, ecco, e costruiamo una curva per interpolazione di punti 1, 2 e 3. Affinché sia verificata la condizione di tangenza, sappiamo che il secondo punto di controllo deve giacere appunto sulla tangente. Quest'altro punto di controllo lo spostiamo in questo punto qui e analogamente questo punto di controllo va spostato sulla tangente alla curva. Guardate, più avvicino il punto di controllo al punto, diciamo, verso la concavità della curva, più la curva viene concava. Più lo avvicino invece all'estremo, più la curva è dolce, quindi io direi che possiamo tirarlo un pochino più indietro. Ecco fatto. Ecco. E costruire adesso la superficie che ci interessa. Qual è lo strumento che utilizziamo? Di nuovo utilizziamo una sweep per due binari. Perché una sweep? Perché ci permette di imporre una continuità di curvatura che è quello che ci interessa. Selezioniamo quindi i bordi e vediamo come nel bordo B, dove c'è una continuità, il software ci chiede che tipo di continuità vogliamo avere. Vogliamo avere evidentemente una continuità di curvatura. L'anteprima è attiva e questo è il risultato. Spostiamo questa superficie nel layer giusto e perciò disponiamola nel layer superfici. Ecco. E guardate, apparentemente la qualità sembrerebbe buona. Per esserne certi, attiviamo il grafico delle zebre. Ora, anche qui considerate c'è un cambiamento di curvatura piuttosto repentino, forse conviene adoperare delle linee un po' più grandi disposte in orizzontale per vedere come la continuità sia effettivamente garantita in questo tratto. Il grafico delle zebre è suscettibile della trasparenza del materiale, per cui se volete vederlo meglio, rendete di nuovo opaco il materiale e vedete
Questo è il risultato. Lo stesso si può fare, come abbiamo già visto, con la mappa ambientale. Per simmetria costruiamo la copia speculare di questa superficie. Piano di costruzione orizzontale, scusate, ecco. E chiudiamo le superfici mancanti. Qui possiamo cavarcela rapidamente con un lot. Selezionate sempre i bordi delle superfici per non sbagliare. Ecco. E ancora dobbiamo costruire questa superficie. Guardate, nella costruzione rischiamo di aver perso la planarità di questo profilo. Allora, rapidamente possiamo costruire una superficie per quattro bordi. Allora, estraiamo queste tre porzioni di bordo, perché vi ricordo appartengono a tre superfici distinte, le aggiuntiamo e poi chiediamo alla macchina di costruire per noi una superficie per quattro bordi. Uno è questo che abbiamo appena estratto e gli altri tre sono questi qui. Ecco fatto, questo è il risultato. Se volete potete aggiuntare, ecco, la parte della pinna. Spegniamo adesso le costruzioni. Verifichiamo che questo sia nella giusta superficie e c'è. Possiamo spegnere un po' di costruzioni. Ecco, attiviamo superfici, spegniamo la costruzione della pinna e questo è il risultato. Qui c'è una linea fuori posto. Possiamo toglierla. Potete attivare, se volete, il grafico relativo alla mappatura ambientale, cliccare nella mappatura ambientale per verificare la qualità della superficie che avete appena modellato. Ecco, scusate, bisogna aggiungere anche questo è il risultato. Accendiamo anche il modello numerico da cui siamo partiti. Bene, la lezione di oggi termina qui. Vi ricordo che l'ultima lezione di questo corso è fissata per mercoledì prossimo, 29 gennaio, sempre dalle 17 alle 18. Vi ringrazio ancora.